Sindaco, in attesa del G7 ci sono state delle iniziative che il comune sta facendo, l'amministrazione comunale, quali ad esempio? Sì, noi nei giorni scorsi abbiamo approvato una delibera per la riqualificazione complessiva dell'Aurum, proprio per presentarci nel migliore dei modi a questa iniziativa mondiale che metterà in mostra la nostra città, perché poi non si limita soltanto al G7, quindi alle riunioni operative dei 7 ministri dei paesi più industrializzati del mondo, perché nella nostra città verranno almeno 25-30 delegazioni di altri paesi, soprattutto del Mediterraneo, della zona sud del Mediterraneo, perché si parlerà di sviluppo e di cooperazione. E inoltre verranno le organizzazioni non governative già dal 19 ottobre che monteranno a Piazza Salotto una struttura per parlare di cooperazione, di aiuti umanitari, di problemi legati alla sostenibilità ambientale. Insomma, Pescara in quella settimana sarà al centro dell'attenzione mondiale per temi che riguardano tutti quanti noi sullo sviluppo del mondo e soprattutto sul discorso legato all'ambiente e ai processi di sostenibilità che sono stati messi in campo per il contrasto al cambiamento climatico. Quindi l'Aurum sarà un po' il cuore pulsante di questo G7 assieme ad altri luoghi. Sì, non soltanto l'Aurum, perché la delegazione che è venuta a Pescara ha visitato anche la Casa d'Annunzio, ha visitato il Museo dell'Ottocento, l'Imago Museum, Piazza Sacro Cuore e Piazza Salotto, ha visitato Piazza Primo Maggio dove si farà la foto che girerà il mondo e che mostrerà la spiaggia e il mare di Pescara, quindi certamente avremo una vetrina che era inimmaginabile fino a qualche tempo fa.